the way. Non tutti se lo ricordano. Bellissimo. Adesso invece? Adesso invece... Spiegalo cosa succede adesso. Cosa succede? Succede che una volta c'erano dei telefilm veramente interessanti, poi è venuta l'era del telefilm pesissimo che dura da 150 anni, anzi 150 anni sono pochi, sarà ancora di più. E ce l'abbiamo qua, abbiamo la sigla. Sentiamo un po' la sigla? Sentiamo un po' la sigla. Conoscete tutti. Beautiful. Chi è che non ha mai visto Beautiful? L'ha visto tutti. Tutti. Quanti anni è che c'è? Ecco, questo qui secondo me è il vero telefilm che dà l'esempio sbagliato, soprattutto per le famiglie. È vero o no? Dico la cosa giusta. Se me la spieghi? Ti spiego subito. Beautiful, come tutti sanno, è lì da vedere, è una comitiva di alcolizzati. No, è vero. Siamo sempre in casa, ogni due minuti c'è il drink. Rigi, prepara un drink. Ellen, stira una bottiglia. Frank, metta su un caffè curetto. Vieni tutti in casa. Come vedete, sono tutti in casa. I gari tirano la patente a tutti. Vieni sempre in barriere. Dove vai? Messo in quelle condizioni lì. Stanno in casa. Poi si sono tutti mischiati fra di loro perché il nonno è andato con la nipote che aveva già avuto un figlio dal fratello che era il figlio segreto della cugina che non sapeva di essere lesbica con la nonna che però aveva una relazione con il postino che il postino non ci arrivava mai la posta e tutto un giro così sono tutti loro le famiglie quartiere hanno tutti lo stesso cognome e non ne muore uno ragazzi sono 150 anni questo qua ride e mi muore mia è tanto in cinese non ne muore uno di Beautiful per far morire una persona dei telefilm come bisogna fare? Non c'è né da sparare né fare casini bruciare delle case telefoni a Jessica Fletcher Jessica ti ospitiamo qui da noi la porta di un man che è mia niente la vena giù dal treno muore il controllore è verità ma porta male tantissimo Jessica se vedete come cominciano i telefilm uno gli dà la mano destra e quella si Jessica benvenuta e si toccano tutti perché porta malissimo e poi per risolvere i casi lei ci riesce sempre da sola altrimenti ci può essere l'aiuto di Colombo il più smemorato di tutti i poliziotti e si ricorda niente le belle acà mi sono dimenticato una cosa quello là sta già andando a letto gli suona ancora la porta e le ammò Colombo hanno fatto vedere una puntata che era andata e si dimentica tutto mi è rimasto impresso quella puntata che era andato dalle prostitute per fargli un interrogatorio dopo niente è successo quel che è successo era della prostituta l'ha portata fuori a mangiare gli ha parlato di lui tutto quanto parte viene a casa e a metà strada che gli inventa figa ho mie gusse tu ne indretti allora che è finito io. Niente Colombo gli è andata male che quello lì caso chiuso in questo caso chiuso se vuoi aggiungere qualcosa dimmi te adesso come ti schierate io non riesco mica mi dicono tutti fai anche te fagli da spa come fai a fare da spa è un bulldozer no, lui dico, batte sfascia qualsiasi cosa anche adesso. Perché quando gli spiego le cose lui è sempre attaccato al telefonino perché adesso la moda di oggi è quella lì adesso io sono uno sfigato c'ho ancora il telefono occhio quello che dici che tu hai il fusil no il fusil al dit te che te abte là in fondo di via Pascol te state te Bernard e te ne gioca ballon con solla ecco perché come si dice si dice stop a si dice a mia fusil al fusil è il che mia ecco vabbè scusate ragazzi il mio dialetto è quello il dialetto è quello è quello che ci è andato quando è venuto in sa a Lu e a Garibaldi ci hanno fatto pure il monumento che se venendo in cucca di me noi non parliamo di cose che non sta sto male sto no, male ragazzi sto male parliamo di discorsi prima il telefonino questo qua c'è sempre il telefono vengo qua gli parlo c'è sempre male il telefono sono sul furgone tutto il giorno io mi guardo in giro vedo macchine da 70.000 euro non hanno un viva voce sono tutti mettermi a ferro alla freccia cammina la cintura tutti col telefono e mandano i messaggi stai guidando sei già uno sfortunato che non riesci a fare una manovra c'hai una macchina di 12 metri stai concentrato mettiti la cintura metti l'auricolare o no hai visto il mio viva voce che ho preso? Ho un furgone, questo è il mio furgone, non si può guardare. Abbiamo provato la settimana scorsa, siamo andati io e lui, quel barbone qui, in un campo rom, lì a Parma, volevamo fare una donazione del furgone. Ci vergogniamo, non lo prendiamo mica su. Vabbè, questo va bene, ma vedete, tre da zeno, al bruma mia. Eppure c'è sul viva voce. Mettete viva voce. Se non altro con la voce registrata sempre della famiglia Caltabiana. Ragazzi, io so che voi
vorreste che continuasse la vita, ma non così si può andare non avanti. Non si può andare avanti così. E allora noi a questo punto ci diamo l'appuntamento al prossimo episodio. Io vi ricordo sempre che ci sarà con me Isacco, collaboreremo insieme, avremo ospiti al mercoledì, poi al venerdì, venerdì magari faremo qualcosa solo noi. E chi ci vuole scrivere abbiamo tutto, indirizzi email, chi vuole mandare un video, chi ci vuole insultare. Io intanto, ragazzi, vi presento sempre e vi presento, ve lo annuncio con questa musica qua, che volevo aggiungere mi esalta troppo. È vero, io dilla perché arriva a balla la musica. Allora, volevo aggiungere una cosa, grazie per i complimenti e anche qualche, come si può dire, non mi viene la parola, ignoranza è una cosa brutta, qualche critica, ecco. Ci piacciono molto, ci sono piaciuti perché bisogna fare tesoro un po' di tutto. Per quanto riguarda, non dite certe cose che figurate male, piuttosto che non abbiamo mai fatto parte del compagnie in, bar in, locali in, Brunanca Gas. Dite, pensate, no, veramente, pensate quello che volete, da stacche a con la massima fiducia. Le mie brev, come diceva un mio maestro di vita, giusto o sbagliato, me le pensi a te. Ciao a tutti. Signore e signori, Isacco Lucchini.